non ha canticchiato almeno per una volta quel motivetto che Pupo ha portato al successo e che parla di sua maestà, il gelato al cioccolato? Siamo andati a trovare Patrizia Pasqualetti e gli allievi dell'Istituto Professionale Alberghiero di Orvieto per assistere, anzi a modo nostro partecipare, alla preparazione del gelato al cioccolato in occasione del cooking show dei Gelati Italia al Palazzo dei Sette. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Benvenuti, siamo al nuovo appuntamento con il gelato di Patrizia Pasqualetti. Oggi Patrizia, cosa ci prepari nel tuo cooking show? Benvenuti, e dunque oggi abbiamo pensato finalmente, grazie a un raggio di sole, di preparare diciamo un gelato più accattivante. Quindi faremo un bel gelato di cioccolato, mettendo in evidenza proprio una produzione molto artigianale con del cacao amaro in polvere. Quindi un gelato particolarmente artigianale, e a seguire, mentre faremo bollire la cioccolata, prepareremo un gelato di banana un pochino più divertente, più accattivante. Bene, anche per i bambini, insomma, sono gusti che piacciono molto. Vedo del caramello, poi scopriremo a cosa servono. Siamo con i ragazzi anche dell'alberghiero di Orvieto. Siete? Laura? Francesco Gabriele. E Gabriele, bene, perfetto. Volete partire? Assolutamente sì. Allora, con Francesco, cosa si comincia? Allora, cominciamo con dello zucchero semolato, molto semplice, quindi un ingrediente principe per il gelato artigianale, naturalmente. Certo. E andremo ad aggiungere immediatamente del latte, e Francesco girerà la miscela del latte così a filo, naturalmente. Vedete che usiamo degli ingredienti che fanno parte proprio della tradizione del gelato artigianale. Come dire, siamo molto in sinergia con i nostri cari colleghi della Valle di Zoldo. Certo. Usando materie prime di altissima qualità, ma anche semplici allo stesso tempo. Semplici allo stesso tempo, soprattutto reperibili anche all'interno delle nostre mura domestiche, possiamo costruire un gelato che si può definire veramente artigianale. Un bacio al cioccolato. Allora, a questo punto cosa aggiungiamo? Il cacao. Il cacao in polvere. Tengo a precisare, usiamo il cacao amaro in polvere. Perché? Perché è un ingrediente nobile, un ingrediente in purezza. Quindi non usiamo delle tavolette di cioccolato dove dentro hanno già degli addensanti, delle lecitine, tutto quello che serve per aggregare la tavoletta. Ma gli artigiani usano il cacao. Per fare, assolutamente, quindi faremo un gelato proprio di cacao, valori nutrizionali particolarmente interessanti, valori rapportati alle calorie molto molto bassi, naturalmente. Certo. Perché l'unico grasso che usiamo e che siamo andati ad usare è il latte, come potete latte. Ben vedere. Quindi mettiamo il cacao e Francesco gira, crea questa miscela. Certo, naturalmente. Francesco, si mescola facile? Non tanto. Faccio io. Facciamo fare a Patrizia, che più. È meglio. Sì, mettiamo a bollire. Dolce un po' salato, gelato al cioccolato. L'abbiamo fatti anche a scuola, dunque abbiamo iniziato questo percorso quest'inverno all'Istituto Alberghiero, devo dire con grande soddisfazione, perché i ragazzi hanno dimostrato un grande interesse. Scusate che aumento la potenza, ok? Hanno dimostrato un profondo interesse non solo proprio per il gelato, ma proprio anche per quelli che sono gli ingredienti che concorrono a formare il gelato. E quindi c'è stato proprio uno studio legato alla tecnologia alimentare, legato a tutte quelle variabili che concorrono a fare una ricetta in maniera estremamente artigianale. E tu sei anche per il riutilizzo, no? Certo, naturalmente, assolutamente. Per non sì. buttare niente, mai. Si può sempre. Per non buttare niente, anzi, noi abbiamo fatto dei percorsi proprio anche per capire che cosa significa lo spreco alimentare, certo. Che è una nota estremamente dolente, di grandissima attualità. Quindi perché andiamo a lavorare delle banane? Scusa, se ci puoi prendere le banane sì. all'interno. Perché anche se sono macchiate e un po' vecchie, sono molto buone, particolarmente buone, perché hanno un grado zuccherino particolarmente interessante, elevato, e quindi andremo ad usare molto meno zucchero rispetto ad una ricetta canonica. Patrizia, quindi questo deve andare ad ebollizione, poi direttamente nella macchina? E poi lo mettiamo immediatamente a mantecare. L'ebollizione che cosa permette, naturalmente? Permette di sciogliere gli zuccheri, di incorporarli al cacao e di far sì che la miscela diventi omogenea. Come procede Francesco? Bene,
I grumi? Tutti, si sono tutti sciolti. Perfetto. Ci siamo quasi, ecco che inizia a bollire, tra un po' sentiamo anche il profumo che è particolarmente interessante. Buono, sì. Gelato al cioccolato. Ti diverte questa esperienza con il Kung Isho a contatto con il pubblico? Fa parlarlo e mi vergogno. Sì, mi diverte molto, è stata una bella esperienza. Stai imparando anche molto. Sì, perché lavorando rispetto a quando si va a scuola si imparano molte più cose. Certo, poi vedere anche la soddisfazione nelle persone a cui preparate il gelato, che poi lo assaggiano. Sì, è diciamo soddisfacente perché cioè, vedendo le facce delle persone soddisfatte è anche un soddisfacimento personale, diciamo. Significa che hai fatto un buon lavoro. Che ci dici, Patrizia? 2 o 3 minuti e ci siamo. 2 o 3 minuti e ci siamo. Siamo possiamo pronti. Assaggiare questa. Assolutamente. Adesso i ragazzi, appena vedrete uscire insomma il mantecato, perché questo è il nome tecnico, passeranno in degustazione e sentirete proprio quelle che sono le caratteristiche di un fondente, di un gelato al cacao fondente, di un gelato al cacao fondente. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, un gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, un gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu. Come avete visto, il tempo perturbato non ha intimorito gli appassionati del gelato e, come vedremo, tantomeno quelli del motociclismo, da turismo e da competizione. E così gli organizzatori dei Gelati d'Italia hanno voluto condividere un momento importante e commovente della storia del motociclismo mondiale che si è svolto in Piazza del Duomo ad Orvieto nella mattinata del 25 aprile. Vediamo. Puoi raggiungere tu. Diverso che non trovavo mai. Allora, una giornata speciale oggi in ricordo di Marco Simoncelli. Sì, è una giornata molto speciale per noi, organizzata da Antonello Montes, e ha chiamato questo evento la staffetta del cuore. Farà il giro di tutta Italia, come oggetto simbolico abbiamo un gilet. Angela Marini, allora quando è partita però la staffetta? Allora la staffetta è partita il 27 marzo e farà il giro di tutta Italia, comprese le isole. Verrà spedita, ecco, come dicevo, anche in Sardegna e poi toccherà la Sicilia con il ritrovo finale che sarà al VDV, il ritrovo di tutti i ducatisti. I primi di luglio, il 1, 2, 3 luglio, nell'autodromo che è stato intitolato a Marco Simoncelli. Ecco, come dicevo, tutto questo è partito da Antonello Montes, che anche lui è un grande motoviaggiatore, che non è la prima volta che fa questi viaggi, sempre nel segno della solidarietà. E ecco, ha riunito ogni rappresentante di ogni regione, un rappresentante o due, che si scambiano questa staffetta, che è questo gilet, e che viene firmato. Abbiamo fatto foto in ricordo sempre di Marco Simoncelli. Stiamo anche raccogliendo dei soldi, non prendiamo niente in mano, e nel sito, nel gruppo di Facebook della staffetta troverete tutte le indicazioni, la staffetta del cuore. Senti, non so se Marco Simoncelli amava i gelati, penso di sì, insomma, avendolo visto e conosciuto in passato, ma voi mangerete un gelato oggi in onore suo? Mangeremo un gelato, certo che mangeremo un gelato. Una bella giornata, grazie a Dio ci ha assistito. Un po' fredda, però il gelato ci sta sempre e bene. Siete nella capitale del gelato. Certo, Orvieto che ci ha ospitato, grazie mille, ringraziamo il sindaco, gli assessori, la protezione civile, polizia municipale, tutti quanti, e spero di non aver dimenticato nessuno. In bocca al lupo. Crepi. Assessore e vice sindaco anche Cristina Croce, assessore allo sport, oggi è una giornata dedicata al ricordo di un grande del motociclismo che è stato riconosciuto grande forse purtroppo dopo l'incidente, però comunque resta nella memoria di tutti un grande.
Sì, siamo particolarmente orgogliosi di ospitare qui una tappa della Staffetta del Cuore, appunto dedicata a Marco Simoncelli, comunque un grande campione, un ragazzo che purtroppo è venuto a mancare troppo presto, e ci fa particolarmente piacere come assessore allo sport. Infatti sono qui a dare il benvenuto ai partecipanti alla staffetta. Per fortuna è uscito anche il sole, quindi questo sarà di buon auspicio per la giornata. Soprattutto di buon auspicio per chi ha voglia di mangiare un gelato. C'è un po' di gelo, diciamo, nell'aria per essere aprile, però diciamo l'organizzatore dei Gelati d'Italia ha voluto anche che questa Staffetta del Cuore facesse tappa qui a Orvieto proprio durante il Festival del Gelato. Sì, ma sono fiduciosa, sono sicura che il tempo ci darà la possibilità di assaggiare tutti i gusti di questa grandissima manifestazione. Invito anzi tutti i cittadini a partecipare e a non farsi spaventare dal tempo. Ora anche puoi prendere per la coda una cometa che girando per l'universo te ne va. Puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai. Solo che non doveva andar così, solo che tutti ora siamo un po' più soli qui. È per te questo fiore che ho scelto.